A me poca eh, solo, dopo questa brevissima introduzione, sollecitare eh, le opinioni le, 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 che si sono fatte leggendo eh, il libro Sudditi ehm, ai nostri eh, gentili eh, debatteri. comincerei con il. Presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino, non dopo averlo ringraziato da cittadino italiano per l'azione che la Corte dei Conti fa intervenendo eh, con parole taglienti e anche però innanzitutto numeri alla mano della contabilità pubblica eh, per darci a nostro modesto avviso moltissime volte ragioni su ciò che eh, ci provoca poi sconcerto eh, e protesta. E, eh, a Giampaolino chiederei proprio eh, una riflessione. Per la natura stessa di Trello di Baterra lei è quello che più si trova a incarnare facendole pubblici, ai conti pubblici, però ehm, ciò che non funziona rispetto a ciò che dovrebbe funzionare. Chiedo, chiedo a lei, anche perché poi una magistratura contabile è comunque una magistratura, chiedo a lei da questo punto di vista eh, il punto da cui parte questo saggio e anche l'introduzione di Nicola Rossi, quando ricorda che c'è un segno proprio eh, che appartiene alla teoria amministrativa dello Stato, che non abbiamo mutato dopo averlo ereditato dall'impronta dello Stato etico, dallo Stato etico germanico. Ecco, questo, questo segno eh, è ancora vivo, vitale, presente, secondo lei? A questo si deve? Dovremmo cominciare da quello? Oppure è una suggestione di noi studiosi, naturalmente ricavare da, da quella... Da quella, da, da quella scelta di eh, filosofia del diritto tutto ciò che è avvenuto nello Stato moderno è invece a che fare con l'inadeguatezza in realtà dello Stato italiano rispetto alla modernità quindi questa è un'altra teoria è quella di dire in realtà lo Stato italiano è diventato così perché dopo gli anni 60 semplicemente la politica non è stata capace di capire che l'incremento della spesa pubblica e del debito pubblico perché era in deficit non poteva se non commisurarsi a un tasso di crescita che da allora è andato cedendo, e questa è un'altra cosa rispetto, ovviamente, a dire lo stato etico-germanico: è semplicemente inadeguatezza di chi pro tempore ha guidato e amministrato lo Stato rispetto al fatto che i tempi cambiavano e che il contesto di crescita del nostro paese diventava via via sempre meno felice rispetto a quello dei nostri concorrenti. Lei che pensa? La risposta alla sua domanda. È mh, compresa per così dire, nel senso che vi è contenuta in queste brevi note che io ho preparato. Eh, perché in verità, appunto, mi sono domandato come mai il presidente della Corte dei Conti era, appunto, invitato a, ehm, appunto, a intervenire alla presentazione di un libro che, appunto, aveva questo titolo così fermo anche se peculiare di sudditi e appunto sono detto che potrebbe ritenersi del tutto lontano dalla corte dei conti lontana dalla corte dei conti in una lettura minima di quest'organo come disezione contabile dell'ordinamento la problematica qui è evocata con la terminologia di sudditi Eppure le funzioni che la Costituzione assegna alla Corte impongono, impingono a ben vedere, nella sovranità. Non si preoccupi, dottor Giannini, ma arriverò alla risposta, non, non con molte pagine. Nel senso che sono strumenti per garantire la sovranità del cittadino, per difendere beni sostanziali di questo quelli appunto che fanno di esso un cittadino e non un suddito. Viene in tal modo in rilievo la prima delle funzioni della Corte, quella con la quale si apre il comma secondo dell'articolo 100 della Costituzione, per cui la Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo. Sull'espressione più incisiva del potere, vale a dire il governo, è in tal modo configurato un limite, il limite del controllo che è il più rilevante come evidente delle delimitazioni, o per meglio dire delle limitazioni, perché talvolta si spinge nell'intimo della funzione che possono darsi ad un potere. Il controllo del potere esecutivo è poi svolto ai fini di garantire la sua conformità a legge e quindi il rispetto della sovranità del Parlamento, che è appunto, come è noto, la sede della sovranità del popolo nel quale i cittadini si individuano. In tal modo, senza dubbio, la Corte è uno strumento posto a garanzia della sovranità della legge, del Parlamento e per tanta difesa dei cittadini. Questo è in sostanza è a nostro sommesso avviso il contenuto del principio di legalità, la cui efficacia è quell'appunto di limitare il potere. Come anche noto, si è molto discusso, specie dalla metà degli anni Sessanta, in poi della validità in generale del principio di legalità, ravvisandosi da taluni in essi un principio del diritto, tra virgolette, borghese, e il grave inconveniente del suo degradarsi in un formalismo. Invece, per le cose appena accennate, non si può non difendere ed esaltare l'esposta funzione del principio di legalità, inteso nella sua esplicazione del controllo di legalità, specie nei riguardi degli atti del governo, solo per i quali in verità la Costituzione prevede espressamente il controllo della Corte dei Conti. Sottoporre le massime espressioni del potere esecutivo ad un controllo di legalità nel senso nei sensi anzidetti non può non essere ricordato specie in questa sede come meccanismo per cui il cittadino che per questo non è più suddito esplica un suo sindacato es esercita seppure indirettamente e tramite la magistratura ciò deputata il controllo del corretto uso della sovranità che gli appartiene. Diverso poi è in verità il discorso sulla valenza del principio di legalità per provvedimenti o atti diversi dagli atti di controllo. In questi comunque la legalità resta un limite e per altro aspetto sia consentito ricordare la sua valenza, la sua efficacia ai fini di una corretta attività amministrativa ed una corretta gestione. L'attenuarsi del, del principio di legalità per tutta l'azione amministrativa, non poca influenza, a nostro sommesso avviso, ha avuto su alcune disfunzioni di essa ne prova che quando si vogliono riportare talune fattispecie o taluni di settori ad un loro più corretto svolgimento o ad una loro più corretta gestione, si sente il bisogno di ripristinare i controlli talvolta spesso preventivi di legittimità, mentre non a caso. Il disegno di legge attualmente in discussione in, par in Parlamento è intitolato Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. La clausola, se consentito questo termine, della legalità riprende quindi la sua valenza anche ai fini di una più corretta amministrazione. L'articolo 100, e qui vengo alla sua domanda, prosegue poi sul controllo della Corte sulla gestione del bilancio dello Stato, sulla partecipazione al controllo nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e con l'obbligo dell'effetto di essa direttamente alla, alle Camere, sul riscontro del controllo eseguito. Sotto questi aspetti, ed in particolare per quanto attiene al bilancio, assume un, per, un peculiare rilievo, specie da qualche tempo, direi da qualche mese, la questione del pareggio di bilancio. Pareggio che i nostri Costituenti avevano presunto di aver scritto in Costituzione ma che come testimoniato dal livello abnorme del nostro debito pubblico è stato travolto dalle concrete interpretazioni che sono state date dall'articolo 81 e principio che oggi il Parlamento ha quindi sentito la necessità specie imposta dal nuovo trattato detto fiscal compact di riscrivere, precisare estendere Ovviamente, nell'attività della Corte, quell'articolo, come era e come sarà, rappresenta un riferimento essenziale. Certo, a salvaguardia della stabilità finanziaria dello Stato e della corretta gestione degli enti, ma in ultima analisi a presidio della libertà dei cittadini. Il deficit pubblico è così. Ogni altra cattiva gestione finanziaria infatti trasforma, qui per riprendere il tema, i cittadini in sudditi. Esso attraverso i loro rappresentanti hanno, i rappresentanti hanno autorizzato lo Stato a prelevare una certa quantità delle loro risorse da destinare alla produzione dei beni pubblici se lo, Stato, se lo Stato spende di più, cioè fa spese in deficit e quindi accumula debiti, esto sta tassando i cittadini futuri quello che saranno chiamati a rimborsare questo debito, ma questi cittadini non lo hanno affatto autorizzato a tassarli. Ne risulto ha violato uno dei principi fondamentali del costituzionalismo moderno, no taxation without representation, quel principio che è stato storicamente decisivo nel trasformare i sudditi in cittadini. Stupisce come nella discussione italiana sul pareggio del bilancio la questione sia stata sottaciuta. Si è molto dis discusso della contingenza finanziaria che spinge a non far debiti. Si è molto discusso dei vincoli che le istituzioni europee e i mercati ci impongano. Ma non ha preso vigore nella discussione l'argomentazione principale, quella che oserei dire di tipo morale che attiene alla sostanza dei rapporti fra cittadino e potere statale e al diritto del cittadino a non essere suddito. Sono queste considerazioni che mi vengono sollecitate da questo libro. Da quanto precede ben si comprende quando la Corte senta proprio il dovere di controllare, vigilare, accertare che il vincolo di pareggio di bilancio venga rispettato. In verità, la nuova formulazione dell'articolo 81 parla di equilibrio. Ovviamente, il pareggio di bilancio richiede che entrate e spese si eguaglino, il che può avvenire a livelli anche molto diversi dalla pressione fiscale. Come ben sappiamo, in Costituzione non c'era né ci sarà un esplicito limite massimo a spese e tasse, ma con questo possiamo dire che qualunque livello de della spesa pubblica e quindi qualunque livello della pressione fiscale è compatibile con lo status del cittadino, ovvero con i principi affermati con la nostra Costituzione, ciò non sembra quando la costituzione afferma la libertà d'impresa, ovviamente postula che i cittadini abbiano le risorse necessarie per intraprendere. Quando afferma in favore verso la proprietà dell'abitazione, postula che i cittadini abbiano i soldi per comprarsi casa. Quando tutela il risparmio, postula che i cittadini abbiano di che risparmiare. In altre parole, il fatto che non ci sia un limite esplicito alla pressione fiscale non vuol dire che lo Stato la può fissare al livello che gli aggrada l'obbligo appunto della contribuzione, l'obbligo costituzionale, il dovere costituzionale della contribuzione va appunto letto in armonia con tutti gli altri doveri e gli altri diritti della Costituzione. In questo senso vanno intese le recenti prese di posizione della Corte dei Conti, la quale ha sottolineato come la pressione fiscale si collichi oggi in Italia su livelli molto elevati, sia nel confronto con il nostro stesso passato, sia nel confronto con gli altri paesi sviluppati. Abbiamo sottolineato come questa elevata pressione fiscale Possa essere di ostacolo alla necessaria ripresa del percorso di sviluppo economico del Paese. Ma abbiamo anche ben presente che rischiamo di avvicinarsi al limite oltre il quale altri diritti costituzionali, quali quelli che ho citato, rischiano di essere messi in discussione. Uno Stato che si appropriasse di una parte assolutamente prevalente dei redditi prodotti non sarebbe uno Stato di cittadini, ma uno Stato di sudditi. Come ben sapete, la Corte esercita fra l'altro il controllo sulla gestione dello Stato e degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Il parafatto di riferimento che teniamo sempre presente è quello fissato nell'articolo 97. In particolare, lì dove si afferma che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizione di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Anche questo ha a che fare direttamente con la dicotomia sudditi-cittadini. È ovvio che il primo margine al rischio della sudditanza consiste nel principio di legalità e nell'imparzialità dei poteri pubblici. Meno ovvio, ma altrettanto pregnante, è la considerazione secondo la, la quale anche il buon andamento dell'amministrazione, con il suo implicito richiamo all'efficienza nella gestione delle risorse, richiama anch'esso la questione. Basti pensare allo spreco che caratterizzava le corte dei regimi assoluti, segno evidente della condizione di sudditanza di chi forniva le risorse necessarie a quello spreco. Se invece le imposte, come deve essere, sono il corrispettivo che i cittadini accettano di pagare in cambio di servizi pubblici, allora quelle risorse devono essere impiegate nel modo più efficiente. Chi le amministra non è, pro, non è proprietario, deve rendere conto a chi, le ha, a chi le ha fornite. E in questo render conto e nel controllo sui conti resi c'è cioè una delle missioni storiche, se non la prima delle missioni della Corte, Appunto, dei conti. Ed è questa missione di esaminare i conti che obbligazione propria, una sentenza della Corte Costituzionale sembrava evocare in proposito il diritto naturale, è obbligazione propria di chi amministra bene altrui, che nasce altresì l'ultima nel senso di chiusura del sistema delle funzioni della Corte, quella dei giudizi di responsabilità. Giudizi per cui chi produce danno alle collettività deve provvedere al loro ristoro. La più recente giurisprudenza della Corte ha, ha configurato sempre più questo, questo danno come incisivo di una lesione di beni costituzionalmente tutelati, quali quelli a cui innanzi ho fatto io cenno dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione. Si incomprende in tal modo come il cittadino, che attraverso il giudizio con la condanna a favore della collettività, alla fine è risarcito anche in questo caso, ed anche in questo caso, esso si eleva a controparte del detentore del potere pubblico per il danno, inteso come ho detto, che gli è stato arrecato. Infine una notazione molto breve e molto generale. Nell'immediato dopoguerra, appunto, la cultura e la politica italiano guardarono con sospetto alle istituzioni di garanzia basti pensare alle obiezioni che vennero mosse nella Costituente alla stessa istituzione di una Corte costituzionale capace di cessare le leggi vi si vedeva un limite alla sovranità popolare rappresentata dal Parlamento. Ciò appunto si spiega con il momento. Ed invece è bene ribadirle che le istituzioni di garanzia sono il necessario principio, come ho detto, di legalità e con essa della libertà dei cittadini. Si può essere sudditi di un sovrano, ma si può essere sudditi anche dalla volontà di una maggioranza. Solo nel faticoso percorso della costruzione di solide istituzioni di garanzia, il cittadino si affranca e vede affermarsi e tutelati i propri diritti di libertà. A questo faticoso percorso. La Corte che ho l'onore di presiedere si sente vincolata con l'esercizio di una strumentazione che appunto mi è stato dato di ricordare, una strumentazione volta a realizzare, parafrasando un antico broccardo, sub legge sovranitas. Uno dei temi che toccate il Presidente Gianpolino, cioè quelli dei limiti eh, nell'ordinamento alla pressione fiscale, ha eh, risposte diverse nei diversi ordinamenti. Pensiamo solo al fatto che i sei punti di spesa corrente e di tasse in, di pressione fiscale in meno della Germania negli anni 2002-2007 si devono in realtà non al fatto che i politici fossero molto più illuminati dei nostri, ma si devono all'intervento della Corte di Calzò, l'equivalente alla nostra Corte Costituzionale. Che a differenza del nostro ordinamento eh, si può adire direttamente da cittadini, associazioni di famiglie o imprese senza un giudizio incidentale, e che iniziarono a sottoporre alla Corte Costituzionale tedesca un semplice problema: e cioè se l'equivalente che nel Grundgesetz, la legge fondamentale tedesca, è tale quale a noi, perché discende da costituzioni liberali come la nostra, l'equivalente del nostro articolo 23, quello sulla capacità contributiva, non fosse violato dalle crescenti pretese. A livello federale, a livello di lender e a livello di municipalità in Germania. Tanto che la Corte di Karlsruhe, a un certo punto, disse: sì, lo è, e per questo, di anno in anno, la politica dovrà tornare in Parlamento a votare un limite quantitativo di eh, tetto di reddito personale e familiare incomprimibile a qualunque pretesa dell'ordinamento. Stiamo parlando di diritto naturale rispetto alle pretese dell'ordinamento positivo e stiamo parlando di come. Eh, la tutela di un diritto naturale nell'ordinamento costituzionale da parte di un giudice costituzionale possa mutare molto significativamente l'indirizzo della politica economica diminuendo gli disincentivi che la spesa in deficit e debito eh, esercitava anche in quel paese che stava allora a peggio di noi nel 2001 per essere chiari Allora noi abbiamo invece nella giurisprudenza di Cassazione costituzionale un principio eh, che non ci fa onore lo dico da studioso del diritto il favor fisci quello per cui lo Stato, non dico che abbia quasi sempre ragione, ma siamo lì. E anche dal punto di vista della tutela fondamentale della libertà e della proprietà, siamo in un ordinamento nel quale l'evoluzione penale non avviene attraverso fattispecie del codice, l'abuso di diritto: e concludo, e passo la parola al prossimo debattito. L'abuso di diritto non è una fattispecie penale del nostro codice. Eppure, nel tempo, grazie a una sentenza di Cassazione è diventata una fattispecie contestata dalle procure, alle imprese e alle banche, si è estesa dall'evasione all'illusione, e oggi, quando io ho letto sul Corriere della Sera un editorialino che si compiaceva perché, grazie a un mancato cioè una correzione a un emendamento su un testo all'esame del Parlamento, si riesce a evitare che cadano procedimenti che applicano una fattispecie non prevista nel codice non all'evasione come era nella sentenza di Cassazione che l'ha introdotta di fatto nel nostro ordinamento ma all'illusione e batteva le mani questo editoriale del Corriere della Sera io mi sono preoccupato perché questo è il fondamento di un elementare principio che svanisce di fatto nella vita del nostro paese perché si confonde la tutela della legalità con il fatto di metterci sotto i piedi le leggi e i codici e di andare a libera interpretazione e questo non può essere in un ordinamento nel quale si è cittadini e non appunto sudditi.